È davvero bello per noi essere qui quest'oggi. Posso dire sinceramente di cuore che è veramente bello per me essere qui quest'oggi per due motivi. Uno, perché a dicembre non ho avuto modo di incontrarvi, condizioni meteo ce l'hanno impedito. Questo giro ho rischiato nuovamente di non esserci perché ho perso l'aereo, ma ce l'ho fatta e veramente oggi il Signore ci ha voluti tutti quanti qui. In questa seconda domenica di Quaresima, dove mediteremo, durante la quale mediteremo il Vangelo che abbiamo appena proclamato, che ci parla della trasfigurazione. Quando ero lassù, sembrava anche io che stessi sul Monte Tabor, vedevo tutti quanti voi concentrati, vi ho visto partecipi nel riscaldamento spirituale che le nostre file animatrici hanno fatto con voi. Anche a te, ho visto che mi hanno fatto vestire, metto la maglietta bianca, la maglietta a righe, quindi tutto ci ha introdotto in questo tempo di riflessione. E voglio veramente partire dal brano del Vangelo, perché quello è la cosa più importante, la parola di Dio che abbiamo appena ascoltato. Un Vangelo stupendo, un Vangelo assurdo, veramente assurdo. In Matteo, in poche righe, ci racconta qualcosa di straordinario, veramente che va oltre l'ordinario. Un Vangelo che ci parla di bellezza, un Vangelo che ci rivela la bellezza di Dio. Un Vangelo che, se non l'accogliamo nella fede, rischia di diventare un racconto fantasy, tipo quello che scrive Tolkien. La fede ci dice che questo Vangelo è veramente parola che ci illumina, come si è illuminato Gesù, come si è trasfigurato Gesù davanti ai suoi discepoli. Tutto il racconto ruota intorno a questo momento di luce che veramente ci rivela quanto è bello Gesù. E dobbiamo capire questo Vangelo, dobbiamo contestualizzarlo in un ambito molto più grande. Vi ripeto, dobbiamo fare un passo indietro prima di entrare nel vivo di questo racconto, perché prima di questo evento Gesù prende con sé i suoi discepoli, stanno viaggiando verso Gerusalemme, e Gesù chiede loro: ma la gente cosa dice di me? Cosa pensa di me? Chi dice che io sia? Allora i discepoli gli rispondono: alcuni pensano che sia Elia, altri pensano che sia Giovanni il Battista, altri ancora il più grande tra i profeti. Gesù fa un sondaggio, chiede: che cosa sono? Chi sono? Ma dopo interpella la fede di quelle persone, ciascuna gli chiede: ma sì, ho capito cosa la gente dice di me, ma cosa tu dici di me? Cosa tu credi di me? Chi sono io per te? E Pietro, in queste sue esplosioni di entusiasmo molto, molto istintive, dice: facile, tu sei il Cristo, tu sei il figlio di Dio, tu sei il Messia. Pietro fa la sua confessione di fede. Ma in realtà Pietro non capiva bene cosa significasse essere il Messia, essere l'unto di Dio, essere il Cristo. Perché nell'immaginario collettivo dei discepoli, ma anche del popolo di Israele, il Messia era un condottiero, era uno che doveva venire a ristabilire le sorti gloriose di Israele, a riportare il popolo ai tempi gloriosi del regno di Salomone. Ma Gesù non è venuto per farti fare un passo indietro, non è venuto per dirti: ah, ma quanto stavo bene quando si stava nel passato. Non è venuto per fare questo, non è venuto per fare questo, è venuto per farti fare un passo in avanti, per portarti con Lui verso il giorno più bello della tua vita, la Pasqua di Resurrezione. I discepoli non accettano queste immagini, dicono:
E quando Gesù crede, vede che i discepoli erano distratti da questo immaginario, rivela loro chi era veramente il Messia. E lo fa per tre volte, annuncia per tre volte la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Il Figlio di Dio dovrà soffrire, essere insultato, essere oltraggiato, messo in croce e morire e risorgere. Ma che Dio è questo? Che Dio è questo? Se Gesù è così, ma io non ci sto con lui. I discepoli pensavano questo. Ma Gesù, ma se tu sei venuto per morire, ma che condottiero sei? Io voglio stare con uno forte. Non voglio stare con uno che va in croce, che muore. Non mi conviene. Ecco che anche oggi vi è chiesto che immagini di Dio avete. Un'immagine sempre molto più piccola di quella che è Dio, un'immagine sempre più troppo umanizzata di Dio. Ed ecco che anche per voi, per me, per te, Gesù si trasfigura e vi dice: oggi ti faccio vedere chi sono. Non possiamo vestire Dio come vogliamo noi. Noi a volte infiliamo a Dio dei vestiti che gli sono troppo stretti, che lo deformano, che lo rendono brutto, ridicolo. Ecco, Dio oggi nel Figlio Gesù si trasfigura per te e gli fa indossare il vestito più bello, gli fa indossare l'abito più bello che aveva. Perché se io devo conquistare qualcuno, se tu devi conquistare un ragazzo, se tu devi conquistare una ragazza, non vai nell'armadio e, come dice a Roma, a casaccio ti metti le cose. Non vai a metterti i primi indumenti che trovi, no, li scegli, ti fermi, ci passi le ore, prendi i vestiti, li metti sul letto, questo ci sta bene, questo colore va meglio, ci metto questo gadget, ci metto questa borsetta, metto questa cinta, ci curiamo, perché io devo colpire lui, io devo far colpo su quel ragazzo, io devo conquistare, devo sedurre quella ragazza. Ecco, Gesù si mette il vestito più bello per sedurre, per ammaliare, per conquistare quei discepoli, perché da lì a poco quei vestiti sarebbero diventati solo un panno che lo accompagnavano alla croce. Diventava Gesù da lì, quando sarebbero arrivati i giorni del suo compimento terreno, Gesù sarebbe rimasto nudo sulla croce, quei vestiti non ce l'aveva più. E i discepoli dovevano avere un ricordo bello di Dio, un ricordo luminoso di Dio. Ecco allora, è esploso il microfono. Ecco allora che anche noi dobbiamo adesso introdurci in questa trasfigurazione. Ecco perché vi dicevo, dobbiamo capire perché Dio si trasfigura nel suo Figlio Gesù e rivela tutta la sua bellezza, per far vedere che immagine realmente, quale immagine realmente era di Dio. E come avviene questo racconto? Inizia con un'annotazione di tempo, 6 giorni dopo, che per noi è un dato che possiamo anche trascurare, un dato temporale. 6 giorni da cosa? 6 giorni dal momento in cui Pietro aveva fatto la sua professione di fede. Tu sei il Messia, tu sei il Cristo, l'aveva riconosciuto, ma una professione di fede imperfetta. Infatti, nella cultura semitica, il numero 6 è un numero imperfetto, non indica la completezza, non indica la perfezione. Tanto che Gesù ti trasfigura dopo 6 giorni, quindi al 7° giorno. E sapete bene che il numero 7 indica la pienezza, indica la perfezione. In 7 giorni Dio crea il mondo e l'uomo. Al 7° giorno Gesù risuscita, indica la pienezza. Questa della trasfigurazione non è la pienezza, è un anticipo, un assaggio. Ed ecco allora che dopo 6 giorni, dice il Vangelo, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta su un alto monte, in un luogo appartato loro soli. Li prende con sé, li vuole con sé.
E prendere con sé significa condividere un'esperienza. Oggi anche a te Gesù ti ha preso, da dove, dovunque voi veniate, qui rappresentate tutta la diocesi di Messina, ho sentito anche le isole Eolie addirittura, Gesù ti ha preso e ti ha fatto venire qui. Ti ha preso perché con te vuole condividere un'esperienza. Vuole fare un'esperienza. Lui la vuole fare con te. Ma tu la vuoi fare con lui? Tu hai messo oggi il vestito adatto per stare con Gesù? O sei rimasto ancora coinvolto, travolto dal tuo quotidiano, dai tuoi problemi, dai tuoi pensieri, dalle tue preoccupazioni? Come siamo venuti? Con quale abito siamo venuti qui quest'oggi? E ti porta su un alto monte, geograficamente quasi ci siamo, ti porta nel punto più vicino al cielo. Se ci pensate bene, tutte le culture si sono spinte verso il cielo, iniziando dalla torre di Babele, per essere come Dio, spingiamoci verso su. Tutto il mito greco, l'Olimpo, le costruzioni, le piramidi, i tempi nel Sud America, tutti vanno verso su, tutti vogliono toccare Dio, tutti vogliono raggiungerlo. Oggi Gesù ti ci ha portato sul monte. Oggi Gesù questa esperienza di vertice, di vicinanza a Dio, te la sta facendo fare. Il monte ci porta lontano da ciò che ogni giorno facciamo, la scuola, i compiti, le interrogazioni, il lavoro, l'ufficio, le organizzazioni, le varie preoccupazioni, tutto ciò che ci può distrarre dall'incontro con Dio, ti porta su, ti porta lontano e ti dice: voglio stare solo con te. Oggi Gesù vuole stare solo con te. Bello, siamo insieme con i nostri amici. Chi è che non è contento quando si sta insieme? Ma ti chiede questo: dedicami un tempo per me. Dammi un tempo, lasciamelo, lasciati incontrare. Io voglio stare solo. Quando noi conosciamo bene una persona, quando tu conosci bene il tuo ragazzo, quando conosci bene la tua ragazza, quando conosci bene tuo marito o tua moglie, quando ci stai, non quando gli scrivi su WhatsApp, sgamati, non quando scrivi su WhatsApp, non quando posti le foto su Facebook. Io lo conosco dalle foto, lo conosco dai messaggini. No, tu conosci la persona che ami quando ci stai, quando dici fermi, quando l'ascolti, quando le parli. Ecco, Gesù vuole fare con te oggi, vuole fare questo: voglio stare solo con te, così come è rimasto solo con Pietro, Giacomo e Giovanni. Si crea un clima di intimità. Per conoscere il mistero di Dio, io devo stare con Dio. E quando sul monte si creano le condizioni giuste, il silenzio, la preghiera, la trepidazione, ma voi pensate che queste persone sapevano cosa stava succedendo? Gesù li prende, li porta su un monte. Cosa succede? La curiosità, l'attesa, l'emozione. E quando, vi ripeto, si crea la giusta atmosfera di complicità con Gesù, dice il Vangelo, Gesù fu trasfigurato, Gesù cambia aspetto, Gesù cambia forma. Il testo, la parola originale significa cambiare forma, trasformarsi. La sua figura diventa altra, diventa vera. E vedete che il testo dice: Gesù fu trasfigurato. Non si trasfigura da solo Gesù, come non risuscita da solo Gesù. C'è un'azione di Dio nella vita di Gesù, di Dio Padre nella vita del Figlio per mezzo dello Spirito. Gesù è obbediente in tutto e per tutto, nei momenti di gloria come nei momenti di passione.
Gesù ci insegna l'obbedienza, ci insegna ad essere e stare da figli con Dio e trasfigurare, cambiare d'aspetto, cambiare d'abito. Ecco perché questo titolo molto strano, ma come ti vesti? Cioè, ma come ti è venuto in mente? Avete ragione a farmi questa domanda. Ma dove l'hai pescato sto titolo? Ma come ti vesti? Cioè, ma che immagine tu dai agli altri di te? Ma tu sai che dentro ti porti un'immagine preziosa? Te lo ricordi o non l'hai mai saputo? Che dentro tu hai un'immagine preziosa, che è l'immagine di Dio. Quell'immagine bella che forse è sepolta, forse è messa lì, accampolverata in qualche parte del tuo cuore, eppure c'è. Eppure c'è. E oggi Dio ti chiede, valla a pescare. Vai, permettimi di trasfigurarti, permettimi che tu possa cambiare d'aspetto. Lo puoi fare. Dai l'immagine più bella che hai di te, cioè la mia, ti dice oggi Gesù. Dai l'immagine di Dio che hai dentro. Non metterti maschere, non metterti vestiti che non ti appartengono, non metterti cose che ti stanno male. Non sforzarti di essere quello che non sei. Gesù sul Tabor si trasfigura per far vedere chi realmente era. E oggi Gesù chiede lo stesso a te, fai vedere chi realmente sei. E le vesti indicano giustamente la natura. Quando Gesù ti trasfigura, dice il Vangelo, le sue vesti divennero luminose. Il Vangelo di Luca addirittura dice che nessun lavandaio sulla terra avrebbe potuto fare di meglio, l'avrebbe potuto rendere ancora più bianchi di quelli di Gesù. Il vestito molto spesso, non sempre, ma molto spesso indica chi siamo, indica cosa ci portiamo dentro. E se Gesù diventa stupendo, diventa bellissimo, è perché realmente doveva far credere a quei discepoli che era il Figlio di Dio, che era il Messia, che era il Cristo. E insieme con Gesù, dice il Vangelo di Matteo, escono fuori Mosè ed Elia, un trittico fenomenale, bellissimo. Mosè ed Elia. Elia rappresenta i profeti. Elia, sapete che è stato un grande profeta, uno che ha riportato in mezzo al popolo di Israele il culto di Yahweh. Perché Israele si era un po' allontanato, ha cominciato a fare un po' di testa sua, si era quasi mischiato con le religioni pagane, il culto di Baal. Elia, mandato da Dio a riportare il popolo di Israele a Yahweh, torna con me. Ma Elia, nella sua grandezza, rappresenta comunque l'umanità imperfetta. E ora vi spiego perché. Perché in una sfida che Elia lancia ai sacerdoti di Baal su un olocausto che doveva essere offerto a Dio, ovviamente Elia vince, Dio ascolta la preghiera di Elia, ed Elia cosa fa verso i sacerdoti di Baal? Li uccide, passa a fil di spada tutti i perdenti. Elia rappresenta una giustizia priva di misericordia, giusto ma privo di misericordia, eppure sta con Gesù. Mosè lo conosciamo tutti, forse è più conosciuto, 10 comandamenti, il popolo che passa dall'Egitto alla terra promessa, i 40 anni nel deserto. Ma anche Mosè è imperfetto, per quanto obbediente, anche Mosè è imperfetto. Sapete perché? In un momento preciso Dio chiede a Mosè: percuoti una volta sola la roccia e da lì scaturirà l'acqua. Mosè la percuote 2 volte. Mosè pensava: una volta sola non può bastare, percuotiamola 2 volte. Io Dio ti ho detto una volta sola perché posso fare anche questo. Tu uomo hai creduto di fare di testa tua.
hai disobbedito. Mosè rappresenta un'umanità imperfetta, eppure stanno con Gesù, una alla destra e una alla sinistra, perché Gesù rappresenta la perfezione dell'umanità. Tra misericordia e obbedienza, Gesù è il vertice di tutta quanta la creazione. Ecco perché questi due personaggi accompagnano Gesù in questo evento. E a un certo punto, siccome non bastava che Gesù era luminoso, accade che cosa? Che una nube avvolge tutto quanto. I discepoli non capiscono più niente. Gesù, facciamo tre tende, siamo qui, tre capanne, facciamo quello che ti pare, mettiamo fissa dimora qui, ora ho capito che tu sei bello, ora ho capito che tu sei stupendo, ma adesso siamo qui, che ci frega di quelli là sotto? Lasciamoli sotto, io ti ho scoperto, bello, io, Giacomo, Giovanni, lasciamo pure Mosè ed Elia che tanto fastidio non danno, mettiamoci qui e viviamo la nostra vita. Non è questo l'intento della trasfigurazione, vi ripeto, era accompagnare questi discepoli sotto la croce. Ci arriverà solo Giovanni, gli altri si danno a gambe, solo Giovanni arriverà sotto la croce a contemplare nuovamente un volto sfigurato, il volto sfigurato di Gesù sulla croce, che indica lo stesso amore che ha avuto sul Tabor per l'uomo. Si forma questa nube, la nube è la presenza di Dio che avvolge tutto quanto in questo mistero. È una voce che parla, ascoltatelo, vedete che è Lui quello che dovete seguire, è Lui quello che dovete, a cui dovete obbedire, non ce ne sono altri, seguitelo, amatelo. Se oggi anche tu senti una voce, non sei pazzo, non andare in clinica, non cercare psicologi. Se anche tu oggi senti una voce nel tuo cuore che ti dice ascoltalo, ascoltiamo Gesù, fammi comprendere quello che vuole, fammi capire chi devo essere, fammi capire cosa devo diventare, che cristiano devo essere, che cristiano devo essere, fammi mettere in ascolto. Noi non sappiamo quanto questo evento sia durato, pochi secondi, minuti, ore, non sappiamo sul tavolo quanto Gesù è rimasto con i suoi discepoli. Sappiamo una cosa, che c'è stata questa opportunità per loro. Tu una cosa la sai oggi, hai un'opportunità, tu sai che oggi un tempo ce l'hai. Dici, puoi pensare, ma io torno in parrocchia, ce ne avrò altri di momenti. No, tu oggi hai questo, tu oggi hai questo per stare con Gesù. E se fai passare questo momento, hai sprecato un'opportunità, hai sprecato un'occasione importantissima che hai. Ascoltatelo. Tutto finisce. La nube si ritira, non sono più voci, si spengono i riflettori, Gesù torna con le sue vesti, che sanno di quotidiano, vesti sporche, polverate, stracciate, le vesti di un falegname, Gesù faceva quello. Con Gesù ritorna ad essere quello che era, ma impresso nel cuore di questi uomini un'immagine bella di sé. Quello che tu devi fare oggi, cristiano, giovane, cristiano, adulto, è stampare nel cuore degli altri la bellezza che ti porti dentro. Ma non lo puoi fare da solo, non lo puoi fare da solo. Pietro e tutti quanti gli altri, dopo che tutto è stato compiuto, la risurrezione, la Pentecoste, hanno fatto questo. E se noi siamo qui oggi, è perché loro ci hanno creduto. Ma tu ci credi? Tu ci stai credendo? Tu ne sei convinto? Campiamo per rendita? Campiamo di tradizioni? Campiamo per cultura? Oppure credi che veramente tu puoi fare tutto questo? Tu puoi seminare bellezza nel mondo?
ci credi sì o no? Oggi passeremo una bella giornata, ma tornerò a casa per come sono uscito o mi porterò qualcosa di nuovo dentro? La mia fede sarà un po' più forte rispetto a quando sono arrivato qui a Monforte San Giorgio. Come rientro, come scendo da questo monte, con quali aspettative, con quali speranze rientro a casa? Questo cammino che facciamo, questo giorno soprattutto, ci accompagnerà la Pasqua. Ecco, allora, grazie a questo percorso, che è la Quaresima, noi arriveremo a celebrare la Pasqua in maniera diversa. Ed è solo perché Gesù è stato capace di indossare abiti umani e trasfigurarsi davanti all'uomo che oggi tu puoi indossare gli stessi abiti di Dio. Tu puoi indossare gli stessi abiti di Dio. Solo perché Dio si è fatto carne nel Figlio ed è morto e risorto, che tu puoi entrare nella storia di Dio. Tu puoi entrare nella storia di Dio. Non rimanere sulla soglia, non rimanere sulla porta. Io non... Signore, guarda come sono conciato, non posso entrare. Come diceva all'inizio, permetti al Signore di lasciarti vestire. Un po' come si faceva quando eravamo piccoli. Mia mamma mi vestiva come voleva lei. Quante volte avete sbuffato? Mamma, posso vestirmi così? L'avete mai detto questa cosa? Ma posso andare in giro conciato così? Ma guardami. E poi abbiamo imparato a vestirci da soli. Ecco, noi con Dio dobbiamo lasciarci vestire ogni giorno, rivestire ogni giorno. Ecco, dice San Paolo, e con questo concludo: se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Siccome questo è un tempo anche di esercizio spirituale che dovete fare, penso che vi verrà dato un foglio di spunto di riflessione sul quale c'è il testo del Vangelo con alcuni focus, alcuni spunti del testo e soprattutto alcune riflessioni per lavorare, per meditare. Tutto quello che noi faremo, anzitutto quello che voi farete, sarà poi offerto nel tempo di adorazione eucaristica pomeridiana. Quindi il vostro esercizio deve essere concreto. Non abbiate la tentazione di dire: questa la so, questa l'ho fatta, come compito in classe, consegnato. Prendetevi il tempo che vi serve. Non abbiate... Pietro, Giacomo e Giovanni: Signore, io voglio restare qui. Cercate di pensare e di vivere anche voi questa cosa. Signore, io voglio stare qui perché è bello stare con te. Ecco, tutto ciò, vi ripeto, che voi mediterete, concretizzerete, lo offriremo ai piedi del Signore Eucaristico, di Gesù Eucaristia, nel pomeriggio. Ecco, vi auguro veramente un buon lavoro. Ringrazio Padre Dario per questa occasione che mi ha concesso. Sono stato veramente contento. Ci vedremo ancora nel pomeriggio, ma sono veramente contento. Vi ripeto, è bello per me stare qui con voi, è bello per me condividere e vivere questa esperienza di fede, e deve essere per tutti quanti noi bello stare con il Signore Gesù.